Da quali organi è composta una cooperativa? La cooperativa è una persona giuridica che possiede i seguenti organi. Nel modello tradizionale troviamo l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale quale organo di controllo. Cosa succede durante l'Assemblea? L'Assemblea delle socie e dei soci, uomini e donne, è l'organo più importante di una cooperativa. È convocato almeno una volta l'anno dalla Presidente o dal Presidente. Le decisioni strategicamente importanti vengono prese in Assemblea. Che significa in termini concreti? Durante l'Assemblea la Presidente o il Presidente riferisce sulle attività svolte nell'anno precedente e presenta il bilancio economico-finanziario decidendo in merito all'assegnazione degli utili o alla copertura delle perdite. Il bilancio viene successivamente approvato dall'Assemblea Generale, come richiesto dalla legge. In circostanze speciali può essere convocata un'Assemblea Generale straordinaria. Ad esempio per modificare lo statuto oppure per deliberare la fusione della cooperativa con un'altra. In alcuni casi l'Assemblea viene convocata addirittura per sciogliere la cooperativa stessa. Chi controlla effettivamente una cooperativa? Le cooperative sono soggette a controlli interni ed esterni. Le cooperative più grandi hanno un organismo di controllo interno. Nel modello cooperativo tradizionale c'è il collegio sindacale. Il compito dell'organo di vigilanza è di controllare il consiglio di amministrazione nella gestione della società. Monitora la gestione aziendale e garantisce che tutte le disposizioni legali e statutarie vengano rispettate correttamente. Chi è responsabile per il controllo esterno? Le cooperative sono regolarmente sottoposte a revisione cooperativa. Questa viene effettuata dalla propria associazione di rappresentanza o, se la cooperativa non fa parte di una federazione, dall'Ufficio Sviluppo della Cooperazione della provincia di Bolzano. La relazione finale di revisione è sottoposta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa, che è tenuto ad attuare le istruzioni e i consigli ivi contenuti. Questi revisori sono tipici del sistema cooperativo. Esercitano un'importante funzione di autocontrollo, che è ancorato costituzionalmente. Inoltre le cooperative devono essere sottoposte a tutti i controlli previsti per le società di capitali. Come vengono nominati gli organi? Come nel caso di una società per azioni, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo sono eletti dall'assemblea per un periodo di 3 anni. Qual è la funzione del consiglio di amministrazione? Il consiglio di amministrazione può essere paragonato al governo di un paese. È responsabile della gestione aziendale e si riunisce regolarmente. Il numero delle consigliere e dei consiglieri varia in base alla dimensione della cooperativa. I membri del consiglio e le commissioni di sorveglianza vengono pagati? Sì, di solito vengono pagati in base alla mole di lavoro e in più ricevono dei gettoni di presenza decisi dall'Assemblea Generale. Puoi farmi un esempio di cooperativa? Le casse Raiffeisen, per esempio. Sono Paolo, socio di una cassa Raiffeisen. La banca mi appartiene in parti uguali a quelle degli altri soci. La cassa Raiffeisen è una cooperativa autonoma, la cui attività è concentrata soprattutto nel suo comune di appartenenza. L'attenzione è rivolta alla promozione delle socie e dei soci della comunità locale. In questo modo posso godere di determinati benefici per me e per la mia famiglia, che riguardano in particolare i termini e le condizioni dei prodotti bancari e assicurativi.